Ma che sta succedendo? Io mi metto qui sopra a questo perché sprofondato in questo divanetto molto carino, rosso, è difficile parlare, così riesco anche a vedervi un pochino nei visi. Ci deve essere sempre questo rapporto fra chi parla e chi ascolta. Marco Politi ha situato molto bene la questione del crocifisso. Io credo che si può definire oggi la vicenda con la quale i cattolici, no, meglio, non usiamo questa parola perché è un equivoco, i clericali oggi trattano la questione del crocifisso, è un imbroglio e una prepotenza. Perché è un imbroglio? È un imbroglio perché la tesi con cui sostengono che bisogna tenere i crocifissi lì da tutte le parti, perché dicono non è il simbolo religioso, lo ha detto già Marco, ma è la tradizione, voi volete togliere il simbolo della tradizione che in Italia è stata sempre la tradizione di tutto. È un imbroglio perché il crocifisso è chiaramente un simbolo religioso, certo poi questo simbolo religioso in Italia rappresenta quello che rappresenta, però essenzialmente è un simbolo religioso, quindi è veramente un imbroglio. Quando io ho fatto diverse discussioni anche in televisione, c'erano degli eminenti prelati e tutti quanti dicevano noi vogliamo il crocifisso perché è la tradizione italiana che si identifica con questa e via dicendo. No, non è la tradizione, ma è un simbolo religioso chiarissimo. Perché una prepotenza oltre a essere un imbroglio? È una prepotenza perché l'altro ragionamento che sta dietro alla difesa ad oltranza del crocifisso, qual è? Noi siamo la maggioranza, noi rappresentiamo l'Italia, il popolo italiano in grande maggioranza e quindi noi vogliamo che i nostri simboli siano messi lì per tutti quanti, perché la maggioranza decide per tutti. Dimenticando una piccola questione, che però è una questione essenziale per la libertà, per il libero pensiero, per la democrazia, vale a dire che la maggioranza non può imporre a una minoranza, anche se fosse di una sola persona, tutto quello che attiene ai suoi diritti individuali, e il diritto individuale alla libertà di pensiero, alla libertà di religione è un diritto inalienabile che non può essere conculcato da qualsiasi maggioranza, quale che sia la maggioranza, e qui c'è anche un punto interrogativo che oggi i cattolici clericali siano in Italia una maggioranza, perché il problema dal punto di vista giuridico Marco lo ha posto molto bene, non occorre che ci torni sopra, non c'è una legge che vuole il crocifisso è stato messo attraverso una serie di circolari ministeriali, queste circolari potevano avere un senso e un rapporto fino a quando c'era il concordato che diceva che la religione cattolica era religione di Stato, ma ahimè quel concordato nefasto è stato rivisto nell'84, è rimasto nefasto, un po' meno nefasto di prima, nell'84, e la prima cosa che è stata tolta è che la religione cattolica è la religione di Stato, perché ovviamente lo Stato non era più quello Stato fascista, il quale doveva dire qual era la religione, come i cittadini devono comportarsi e via di seguito. Allora, oggi qual è la situazione reale? Ed è su questo che dobbiamo un pochino riflettere, perché io non sono uno di quelli che dice adesso stasera armiamoci e partite, andiamo a togliere tutti i crocifissi dalle aule scolastiche, dalle aule dei tribunali, dai municipi, non sono questo, io dico certo c'è una tradizione che è quella lì e via di seguito, però la società italiana è cambiata. La società italiana non è più quella né di 80 anni fa, 90 anni fa, quando, 30 di 80 anni fa quando fu fatto il concordato, e neppure quella di 50 anni fa del primo dopoguerra, quando l'Italia era un paese in cui grosso modo tutti quanti si dicevano cattolici, anche se erano poco praticanti, in cui più o meno la tradizione era ancora una cosa molto diffusa. Oggi, negli anni 2000, noi ci troviamo di fronte a una società molto diversa, ci troviamo di fronte a una società in cui in primo luogo
I cattolici praticanti sono sempre meno, sono diventati una minoranza in questo paese, e non lo dico sul piano così del gusto di dire adesso siete una minoranza, lo dico sul piano delle statistiche. Se voi andate a vedere i matrimoni civili, i battesimi, l'ora di religione, tutti gli elementi, una volta c'era anche il problema della cremazione e tutte le altre cose, voi vi accorgete che l'Italia del 2000 è un'Italia molto diversa dall'Italia del 1950, che l'Italia di Benedetto XVI, quale che siano le volontà di Benedetto XVI e del Cardinal Ruini, non è l'Italia di Pio XII, è un'altra cosa, è una società più complessa. La secolarizzazione, nel bene o nel male, la secolarizzazione è andata avanti, ha cambiato questo paese, ma c'è un secondo aspetto che è ancora più importante sotto l'aspetto del simbolo religioso e del crocifisso, vale a dire che noi ormai siamo un paese dalla pluralità religiosa. Questo non lo era nel 1950, quando esistevano 30.000 ebrei, 100.000 cristiani, valdesi, battiste o qualche altra cosa, punto e basta, il resto tutti quanti nel censimento dicevano cattolico e vice. Oggi non è così, oggi sappiamo benissimo che abbiamo un 6-7-8% di persone che vengono da paesi non cristiani, che hanno altri culti e via di seguito, e sappiamo benissimo anche un'altra cosa che è ancora più importante a questo fine del rapporto fra la società e la gestione dei simboli pubblici, la gestione dei luoghi pubblici, la gestione delle istituzioni, vale a dire che nelle scuole, ormai soprattutto nelle scuole inferiori, le maggioranze sono maggioranze non cattoliche dei bambini. Allora possiamo noi permettere che il simbolo di una religione oltraggi i bambini che non sono di quella religione? Perché di questo si tratta. Io non sono stato mai oltraggiato, io mi esentavo dalla religione quando ho fatto la scuola media, quando ho fatto il liceo e via di seguito, e buonanotte, però il crocifisso stava lì, non ho mai posto la questione. Ma oggi la questione è molto più grave. In una quinta elementare, una terza media, in cui la metà sono islamici, veramente il problema è un problema di oltraggio, non è più un problema di tolleranza, di lasciar correre, di andare. I bambini islamici vedono quel simbolo lì non come il simbolo dell'Italia, della tradizione italiana, ma come il simbolo di una religione. Allora, quello che con questo vorrei terminare, c'è un aspetto giuridico, l'aspetto giuridico andrà avanti come andrà avanti, sappiamo che questo paese fa tutti i pasticci che fa e via di seguito, ma c'è un aspetto sostanziale. Allora, io la prima cosa che farei, come l'ho fatto più volte in questo periodo quando ho discusso con questi prelati in televisione, l'appello alle persone più intelligenti del mondo cattolico: ma perché volete questa prepotenza, che è una prepotenza dello Stato in cui è? Non è un fatto, giuridico, non è un fatto legale, è una prepotenza, perché imporre quella cosa a persone che non sono credenti o che sono credenti in altra cosa è un'autentica prepotenza, non ha nulla a che fare con la libertà religiosa, non ha nulla a che fare con la legittima difesa della propria religione, della propria propaganda. Allora noi ci dobbiamo rivolgere al mondo cattolico, perché io non credo, e con questo finisco, che il mondo cattolico è fatto dai clericali. I clericali sono asserragliati là, al di là del Tevere, poi in qualche isola di qua, di là, da qualche altra parte, ma anche i cattolici, anche i migliori cattolici, sappiamo che il pluralismo ormai è una cosa, Marco Politi ne ha scritto tantissimo, che il pluralismo anche di atteggiamento è molto sviluppato proprio nel mondo cattolico, e se oggi ci sono degli anticlericali, non sono dei vecchi laici come me, chiamati laicisti, ma laici, veri, ma i veri anticlericali oggi li troviamo nel mondo cattolico, di coloro i quali non sopportano più che in nome
di una religione si usi questo strumento di potere. Quindi l'appello su crocifisso va fatto innanzitutto al mondo cattolico, perché è lui che deve rispondere e deve smettere di essere arrogante, prepotente e di imbrogliarci tutti quanti dicendo che quello non è un simbolo religioso. Grazie.